Do il benvenuto a tutti i partecipanti a questa settima edizione del premio Messina Scuola d'Arte, un premio voluto e organizzato dal maestro Cardia e che ha appunto raccolto la partecipazione a livello nazionale tutti appunto i componenti in questa sala, e ringraziamo soprattutto le persone che venute da fuori, che siete tante. Vorrei rivolgere un applauso. Io dopo tanto tempo torno qui a presentare a Messina, a presentare delle mostre. Di solito lo faccio con i miei artisti, e da tanto tempo che conosco Biagio Cardia, il maestro qui presente, e l'ho rivalutato come persona, come artista, come organizzatore in questi ultimi anni, certo per negligenza mia, non per merito suo, e quindi è un piacere e un onore essere qui accanto a lui. Ringrazio anche voi che in questo momento vi trovate qui, non solo ad esibire le vostre opere, ma inserire queste opere in una cornice che è meravigliosa dello Stretto di Messina. In ogni caso, qui è una sede istituzionale, e come sede istituzionale dà importanza alle vostre mostre e ai vostri curriculum, perché una cosa è essere, mostrare ed esporre le vostre opere nel curriculum in una galleria privata, una cosa è il riconoscimento istituzionale che dà la vostra arte. Quindi è vero che l'amministrazione si trova in un momento così di latitanza dovuta al fatto che da poco tempo vi si è insediata, però è anche vero che io conosco personalmente gli amministratori, vi posso assicurare che sono delle persone attente e che considerano l'arte, così come anche la cultura, una fonte di ricchezze e quanto lento. Ho avuto la possibilità di osservare le vostre che matisse con l'informale, l'astrattismo. Quindi questo che cosa ha comportato? Che negli anni 70 avevamo questi grandi maestri, è vero? Quindi noi ci riferiamo a questi grandi maestri. Ma voi lo sapete che mentre i maggiori, e noi invece pensavamo che il modo di pensare nostro era quello dei giovani, di quei maestri di quell'epoca. In effetti è vero. Successivamente negli anni 70 quindi questa divisione, adesso i manifesti, i gruppi, i futuristi dietro il Marinetti, e quindi tutta la cultura, tutta la schietta. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza. Un grazie a tutti gli artisti partecipanti, in particolare a tutti quelli che sono venuti, perché molti pittori, molti artisti sono venuti da fuori Messina. Abbiamo qui le due sorelle Giordano e Piero, in quanto tutti gli articoli che escono su pubblico a Piaggio Cardia escono anche sotto il vostro nome, quindi potete andare in internet e vedere. Allora, di Messina dell'arte io voglio dare solo un appunto che ha dato in precedenza, durante la presentazione del libro, l'architetto Sergio Bertolami, che mi ha fatto la presentazione. Questi anni ho fatto una ricerca di artisti messinesi e non, cioè degli artisti che ovviamente operano qui a Messina, però sono di altre città, come non vorrei ripetere sempre lo stesso nome perché mi viene sotto lingua, le sorelle. Giornissimo in internet, e qualsiasi cosa, quando apro la serata, già la mattina del mio negozio, la prima cosa che mi siedo subito internet. Quindi per me la modernità è una cosa buona, perché l'internet ci sono molti, tantissimi che non lo usano. Scusate, perché siamo usciti a tenere già da un paratore internet, immagino non siamo neanche annoiati. Questa è davvero l'ora dell'aperitivo, quasi c'era, perché non possiamo promuovere niente. Passiamo subito alla programmazione. Io con l'aiuto della professoressa Luciani, che farà appunto da commento, diamo subito la prima premiata, che sarà Gaetana Triolo per la fotografia. Fotoricordo. Grazie a tutti. Per la sua presenza in mostre personali e collettivi di pittura, artista figurativo, paesaggista, libero professionale. Continuamente nuovi stili artistici che dovevano essere già stati fissati in una scuola pittorica, ma che al contrario, riconoscimenti per questo è stato selezionato per il nostro premio. La sua pittura rompe tutti gli schemi interessi sulla moda, vince una corsa di studio inventa da Mondadori e successivamente anche quella per il corso superiore, dove ha studiato nella scuola media fino al 2009. Il prossimo premio è l'artista Giuseppe Musolino, mi è arrivato
Ringrazio. Qui ha coltivato l'interesse e l'amore per la pittura, dopo aver conseguito il diploma di lucido per calzature. I suoi numerosi interessi spaziano la passione per i ritratti, la voglia persino a ritratti personaggi come l'attrice Claudia Cori. Anche l'artista Giusimo Schelli di Davide. Conclusione. Corso di danni e confezione presso l'Istituto Donione di Messina. Nel mondo dell'arte incomincia la sua attività espositiva con Messina Città d'Arte nel 2006, inserito nel mondo artistico della pittura con tecniche e impressioni stile figurativo. Siamo tutti desiderati dall'altra parte, ci comandiamo nel corridoio un attimo, grazie.